Nei giorni scorsi è arrivata in redazione da noi questa mail che ora vi leggerò. Di recente ho fatto una scoperta amara. Mia madre, che è sempre stata una donna attenta e responsabile, ha bruciato un'ingente somma di denaro giocando d'azzardo. Quando le ho chiesto spiegazioni mi ha detto che i soldi che gioca sono frutto dei suoi sacrifici, che può impiegarli come meglio crede. Questa situazione mi preoccupa tanto. Cosa posso fare? Grazie, Maria Chiara d'Ascoli Piceno. Questa sicuramente è una situazione molto delicata e per rispondere ovviamente a questa mail noi abbiamo chiamato la nostra eccellenza, il nostro avvocato Manuela Maccaroni, in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovati. Bentornata, buon pomeriggio Manuela, ci sei mancata, sappilo. Anche voi, grazie. Allora, noi abbiamo letto una mail in questo momento che ci fa capire che ci troviamo di fronte a una situazione molto molto delicata, Manuela. Sì. Perché la persona in questione è vittima del gioco d'azzardo. Guarda, purtroppo la ludopatia è una dipendenza, esattamente come l'alcolismo, come la persona che è tossicodipendente, quindi effettivamente fa bene e la persona appunto di riferimento che è suo figlio a preoccuparsene, non soltanto perché si preoccupa perché ha un genitore che è in defaianza e che non capisce neanche di essere in defaianza, sì, perché dice io sono i miei soldi, ci faccio quello che mi pare, ma addirittura perché può ledere anche la quota di legittima, che sono comunque la quota ereditaria, che ancora non è sua naturalmente, perché un genitore può continuare a farci quello che vuole fino a che è deceduto, però è anche vero che comunque ne va anche appunto della salvaguardia del patrimonio familiare. Quindi questo figlio, questa figlia, tutti i parenti che poi possono vedere una persona che è così in difficoltà possono segnalarlo e devono fare un ricorso al giudice tutelare per poter chiedere un amministratore di sostegno, quindi chiedere una consulenza tecnica d'ufficio, capire se effettivamente questa preoccupazione è una preoccupazione reale e quindi capire effettivamente, anche perché le persone giocano e giocano piano piano, diventa sempre gioco più d'azzardo oppure gioco proprio sempre che diventa una patologia come questa, non si accorgono purtroppo che man mano entrano in un circuito e vengono anche strumentalizzati da tante persone che sono anche prive di scrupoli, pensiamo anche a questo, sono anche raggirate anche da tanta gente, quindi fa benissimo la persona di riferimento a preoccuparsi. Assolutamente. Allora, sì, tra l'altro Maria Chiara appunto chiede cosa può fare proprio per rendere consapevole la sua mamma di questo problema. Guarda, allora intanto proprio la ludopatia è considerata tanti stati così patologica come situazione, che vengono addirittura pagati degli psicologi statali per poter aiutare. Però se la signora non vuole sottoporsi, perché poi è una liberalità poter stare o meno appunto essere seguiti da uno psicologo e cercare di tirarsi fuori, esattamente come l'alcolismo o come il tossicodipendente, certo, per cui che esce da un percorso di droga, se lo decide lui, non è che tu glielo fai fare per forza. Nel caso in cui non dovesse riuscirci, comunque potrà aiutarla mettendo un amministratore di sostegno. Ora così spieghiamo bene come funziona. Allora, il giudice tutelare è competente tecnicamente per poter aiutare queste persone che sono in defaianza. L'amministratore di sostegno viene messo quando c'è una situazione di impossibilità di poter salvaguardare il proprio patrimonio o anche addirittura nelle situazioni in cui si deve prevedere qualche intervento sanitario e la persona non è in grado di poter provvedere a se stessa perché non è capace in quel momento anche di deambulare oppure di intendere di volere, ma temporaneamente. Quando è una situazione un pochino più grave, che magari una persona è in coma ma può uscirne, oppure c'è una patologia per cui uno comunque si prevede che possa uscirne, ma è più grave comunque della patologia che stiamo dicendo dell'amministratore di sostegno, si prevede invece l'ipotesi della inabilitazione e lì viene nominato il curatore sempre dal giudice tutelare. Quando c'è l'ultimo grado, quindi sono tre gradi più gravi uno appresso all'altro, l'ultimo grado è invece quello dell'interdizione, quando una persona è completamente incapace di intendere e di volere, è irreversibile lo stato e quindi ci sarà la figura del tutore per questa persona che potrà provvedere al posto suo a tutto quello che sono le incombenze, sia appunto aiutandolo fisicamente e sia aiutandolo anche dal punto di vista patrimoniale. La signora io la vedo nel primo grado sinceramente con l'amministratore di sostegno, però fa bene se il figlio la mette di fronte anche ad una situazione di questo genere, anche perché a quel punto forse vuoi o non vuoi si renderà conto la signora che non è una
liberalità, ma invece è uno stato patologico. Assolutamente. Avvocato, ci sono delle domande per te da parte della nostra clicca, Carla. Sì, avvocato Manuela, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Carla. Io mi stavo ponendo questa domanda e credo che appunto chi ha queste patologie in realtà poi faccia un percorso di recupero, di riabilitazione. Nel caso c'è la possibilità che sia l'amministratore di sostegno ma anche il risultato del tutoring venga revocato nel caso in cui la persona poi di fatto rientri nella normalità, o questo non avviene quasi mai? No, avviene sicuramente, perché può avvenire, perché per esempio l'amministratore di sostegno può essere messo anche per una situazione patologica fisica, per cui una persona è impossibilitata anche a poter provvedere alle proprie sostanze perché non è capace fisicamente. Quando viene meno l'elemento che ha portato a questa situazione di defiance, può essere revocato. La interdizione no, perché l'interdizione in realtà la persona interdetta ha superato tutti i gradi, nel senso che si vede che c'è una situazione talmente grave, degenerata, che è impossibile da poter ripristinare, insomma. Gianpaolo, ci sono delle domande da casa per l'avvocato? Sì, avvocato, è arrivata una domanda da un amico, Giovanni di Pisa, che dice: anch'io ho un padre che sta dilapidando il suo patrimonio a causa della sua nuova compagna. Fa acquisti esagerati. La cosa che più mi preoccupa è che lui non è consapevole di ciò che sta facendo. È persino arrivato a contrarre debiti per comprare una nuova auto alla signora. Cosa posso fare? Questa è un'altra bella domanda, Giampaolo, anche perché qui si parla di prodigalità estrema, che comunque è un'altra patologia, se vogliamo, perché quando non c'è una normalità ma c'è sempre qualcosa che esubera, e sicuramente entriamo in una situazione patologica. Purtroppo, come abbiamo detto prima, esattamente come nella ludopatia ci sono persone senza scrupoli, dall'altra parte ci sono persone che quando vedono una persona di una certa età, anziana, più fragile anche psichicamente, approfittano della fragilità, magari circuendo la persona, subornandola, e quindi in quel caso diciamo che sarebbe una truffa, dal punto di vista è stata definita anche una truffa sentimentale, se vogliamo, e con questo atteggiamento riescono a poter farsi dare delle cose che in realtà non avrebbero potuto ottenere in un momento in cui questa persona fosse stata lucida. Però capiamo appunto che questa persona non è lucida, e quindi anche questo signore potrà dire il giudice tutelare, chiedendo appunto un amministratore di sostegno, previa una consulenza tecnica d'ufficio che valuti appunto che questo signore non è che vuole compiere queste azioni perché è completamente integro e decide di compierla, perché sicuramente è subornato dall'altra parte. Jonathan. Buon pomeriggio, avvocato. Allora, mi rendo conto che la gestione di un patrimonio altrui non è una cosa facile. Allora mi chiedevo, ma se l'inabilitato e i suoi cari si rendono conto che la persona preposta non è in grado e non gestisce bene quello che dovrebbe, cosa possono fare? Guarda, intanto ricordiamo che appunto sia l'amministratore di sostegno sia per l'inabilitazione, quindi la richiesta del curatore o anche del tutore, sono anche proprio i primi che possono chiederlo, sono proprio i familiari, e possono proporsi loro. Certamente se c'è un problema, per esempio, ecco, in cui ci sono 3, 4, 5 fratelli e tutti vogliono fare l'amministratore di sostegno, tutti vogliono partecipare, sarà il giudice tutelare a scegliere, secondo un criterio discrezionale, o a scegliere addirittura una persona estranea alla famiglia, perché magari in tanti casi il conflitto familiare acuisce addirittura il problema, perché questo problema c'è anche quello, poi oltretutto. Avvocato, io ti ringrazio come sempre per la professionalità ma anche per la sensibilità con cui rispondi alle nostre domande. Ti aspettiamo presto, ti vogliamo bene. Grazie, alla prossima. E allora...